Bene, vedo con piacere che abbiamo risposto all'appello. Io ringrazio Don Claudio che anche quest'anno ci regalerà, ecco, delle riflessioni molto profonde, attente e utili soprattutto, perché credo che un po' di catechiste ci sono, ma anche di insegnanti, di persone che poi raccogliere queste riflessioni è una ricchezza. Vogliamo iniziare il nostro cammino, quest'anno lo saprete, avrete visto, l'abbiamo detto in chiesa, saranno sviluppati e presentati i libri di Ruth e di Giona. Non entro nel merito, ma sono due bellissimi testi che ci aiuteranno ad aprire gli occhi su cose importanti. Abbiamo forse un po' tradito quello che è l'impostazione diocesana, che dovrebbe essere la catechesi sulla Chiesa, ma l'abbiamo già trattata anche nel passato, e poi insomma, tutto Chiesa, appunto, no? Quindi la misericordia, il perdono. In Santa Sabina, sull'Aventino, c'è il mosaico di Ruth con sottoscritto Ecclesia ex Gentium. E Giona è l'apertura della Chiesa a tutte le genti. Allora, siamo perfettamente. 2 più 2 fa 4, fine del discorso. Ecco, prima di lasciare la parola a Don Claudio, volevo ricordarvi che su questi foglietti c'è il programma. E se notate bene, non sono 6 lunedì di seguito, ma ci sono dei buchi, quindi guardiamo bene le date, comunque di volta in volta ce le ricorderemo. Due figure bibliche simpatiche e teologiche. Così intitoliamo il nostro corso dedicato a Ruth e Giona, protagonisti di due libri biblici brevi ma molto gustosi. Li ho messi insieme perché sono nati insieme. Sono opera di un unico ambiente teologico e letterario, nati nello stesso contesto storico, che è il post-esilio. Sono due racconti teologici incentrati su due persone diverse, vissute in epoche molto differenti, ma unite da una idea teologica di fondo, che è quella della apertura agli stranieri. Ed è un principio ecclesiale di fondo che ispira questi due libri dell'Antico Testamento, perché annunciano l'apertura del popolo di Israele per accogliere tutti i popoli della terra. È il superamento dell'esclusivismo. Noi siamo stranieri rispetto ad Abramo. Le promesse, se riguardavano solo i discendenti diretti di Abramo, non sarebbero per noi. Ma già all'inizio il Signore aveva annunciato ad Abramo che in lui saranno benedette tutte le stirpi della terra. Discendenti di Abramo, dunque, non sono solo quelli che fisicamente sono nati da Abramo, ma tutti coloro che hanno la fede di Abramo. Questi testi di grande apertura culturale e teologica sono legati ad un ambiente religioso
del post esilio, cioè quando, finito l'esilio in Babilonia, il piccolo resto è ritornato, ha ricostruito la città di Gerusalemme e ha ripreso la vita del popolo nella terra di Israele. Ma essendo rimasti in pochi, sono davvero la crema di quella società israelita, e guide di queste persone rimpatriate sono persone intelligenti dalle grandi visioni teologiche e facendo opera di formazione con il popolo del loro tempo hanno raccontato queste due storie. Magari in momenti diversi, hanno preso spunto da situazioni differenti, ma hanno inteso comunicare un medesimo messaggio. Quando le avremo viste entrambe, avremo la possibilità di fare il confronto, di tirare le fila e vedere quell'elemento teologico che le accomuna. Dato che sono libri brevi, li leggeremo integralmente. Anzi, ci soffermeremo a soppesare bene i testi, le parole, a osservare i dettagli. È un lavoro importante. In altre occasioni abbiamo sorvolato libri interi, abbiamo affrontato tematiche bibliche. Quest'anno invece prendiamo due testi e li leggiamo integralmente. È un altro metodo, è un metodo che vuole dare attenzione al testo e cercare di imparare a leggere il testo. Cominciamo da Ruth. Dove troviamo il libro di Ruth? Si può sfogliare tutta la Bibbia da cima a fondo per trovarlo, ma il sistema più intelligente è quello di guardare un indice. In genere le Bibbie all'inizio o alla fine hanno l'indice. Un buon cristiano dovrebbe sapere come è fatta la Bibbia. L'Antico Testamento è già più difficile da dominare, ma proviamoci. L'Antico Testamento è diviso anzitutto in Pentateuco, storici, sapienziali e profetici. Dopo i cinque libri del Pentateuco compaiono i libri storici. Giosuè, Giudici, i due libri di Samuele e i due libri dei Re. Questi libri sono considerati la storia deuteronomista. In mezzo, fra il libro dei Giudici e il primo libro di Samuele, è stato incuneato il libro di Ruth, che non appartiene alla storia deuteronomista, non ha quel linguaggio, non contiene quella impostazione teologica tipicamente deuteronomica, è frutto di un'altra scuola di pensiero, di un altro ambiente letterario. Perché l'hanno inserita lì? Perché comincia nei giorni in cui giudicavano i giudici. E allora, essendo ambientata all'epoca dei giudici, è stata aggiunta alla fine del libro dei giudici per completare quel racconto. Ma di per sé, il libro di Ruth è autonomo,
non è legato né a ciò che precede né a ciò che segue. È ambientato però al tempo dei giudici. Qual è il tempo dei giudici? Sono circa 200 anni che vanno dall'Esodo all'inizio del regno di Davide. L'Esodo con Mosè iniziò intorno al 1250 e durò una quarantina d'anni. Quando il popolo entrò con Giosuè, siamo intorno al 1200, si distribuì a macchia di leopardo nel territorio di Israele. Non conquistò tutto. Le varie tribù si insediarono qua e là dove c'era spazio, dove riuscivano a integrarsi. E rimasero disorganizzate le 12 tribù per 2 secoli, vivendo la vita normale, passando cioè dalla dimensione nomade dei pastori a quella sedentaria dei contadini. Fu un cambiamento epocale nella storia delle tribù di Israele. In quel periodo, l'ultima età del bronzo, come la definiscono gli archeologi, c'è questo fenomeno della sedentarizzazione. Molti gruppi nomadici diventano sedentari e si stabiliscono intorno alle città cananee. 200 anni dopo, intorno al 1000, quando emerge il pericolo filisteo, i popoli del mare, parenti dei greci, che hanno occupato la costa mediterranea, allora gli ebrei sono costretti a mettersi insieme per difendersi dal nemico. Allora scelgono Saul come re, poi Davide, e inizia la storia della monarchia di Israele, del popolo unitario, legato da un unico Stato. Allora, dal momento dell'ingresso nella terra con Giosuè fino al momento in cui regna Davide passano 200 anni. In questi 2 secoli Israele non aveva un'organizzazione centralizzata, non aveva re, ma era guidato, si dice, dai giudici. I giudici non erano magistrati come intendiamo noi, ma piuttosto capi militari, condottieri eroici. Sarebbe meglio tradurre non giudici ma eroi. Non esiste l'istituto dell'eroe, non c'è una scuola che prepara gli eroi. A seconda delle situazioni qualcuno emerge come un eroe. Non è che l'eroe poi trasmette a suo figlio il compito di fare l'eroe. Sono situazioni occasionali. Ecco, i giudici sono degli eroi occasionali. In situazioni difficili, ogni tanto è emerso qualcuno che ha dato il suo contributo per liberare il popolo o quella piccola porzione di popolo dove si trovava a vivere. Non ci sono date precisazioni ulteriori. Il libro si svolge in questa epoca arcaica, molto antica. Il colpo d'effetto avviene nel finale. Noi lo anticipiamo, ci perdiamo la sorpresa finale, ma pazienza, ci serve per poter capire meglio il testo. Il libro finisce parlando del re Davide, dicendo che i protagonisti della storia sono gli antenati di Davide, perché Ruth genera Obed,
che è il padre di Jesse, che è il padre di Davide. E quindi Ruth, alla fine soltanto del libro, l'autore, con un colpo ad effetto, dice: guardate che è la bisnonna di Davide. Quindi diventa una storia di famiglia del re Davide. Ma dal momento che, quando il libro è stato scritto, la monarchia non c'era già più, il re Davide è il modello del re Messia. Quindi è una figura teologica ideale, l'antenata del re Messia è questa donna straniera. Quindi tutta la storia funziona ad effetto quando ti dice che questa persona è antenata del re Davide, ovvero del Messia. E difatti l'Evangelista Matteo, nella genealogia di Gesù, nomina Ruth. Boaz generò Obed da Ruth. Non nomina Sara, non nomina Rebecca, non nomina Lia e Rachele, le matriarche di Israele, ma nomina Ruth. C'è un'intenzione molto intelligente da parte di Matteo, quello di sottolineare che queste donne nominate nella genealogia sono antenate di Gesù in quanto provenienti dalle genti. Quindi già nella radice della storia di Israele c'era questa potenziale apertura. Il libro di Ruth è un racconto in 4 atti, ben distinti, con 4 scene diverse. Si cambia ambiente e si cambia capitolo. 4 capitoli per 4 scene. E allora noi abbiamo già l'articolazione delle nostre serate in base a questa suddivisione. Cominciamo con calma, un capitolo per sera. Iniziamo dal 1º capitolo. Lo leggiamo perché la prima azione da fare è quella di una lettura del testo. La lettura deve essere attenta, ma non troppo lenta. Molte volte noi sbagliamo nel soffermarci troppo su delle minuzie e non abbiamo la panoramica completa. Invece è bene imparare a leggere la Bibbia a grandi brani e leggere di seguito capitoli interi, leggerli anche ad alta voce, non urlando, ma sentendo la propria voce, anche con un atteggiamento di recitazione. È utile anche se uno è da solo. Apprende il testo molto meglio, cioè lo coglie nei suoi particolari, lo apprezza nelle sue sfumature, lo assimila nel suo insieme. Leggo una traduzione molto letterale. È un testo anche un po' rude che traduce direttamente dall'ebraico, mantenendo la struttura della lingua ebraica. L'ho fatto apposta per sottolineare questo aspetto linguistico importante, con ripetizioni, ridondanze, che spesso i traduttori hanno eliminato, cercando di rendere migliore il testo.
se avete la traduzione sotto gli occhi, la seguite, vi accorgete che non corrisponde a nessuna di quelle che avete, e sappiate che è la versione più fedele possibile, fino a rasentare la brutta traduzione. Nei giorni in cui giudicavano i giudici, ci fu una carestia sulla terra e un uomo andò via da Betlemme di Giuda per emigrare nella campagna di Moab, lui e sua moglie e i suoi due figli. Il nome dell'uomo era Elimelech, il nome di sua moglie Noemi e il nome dei suoi due figli Maclon e Chilion. Erano Efratei da Betlemme di Giuda e arrivarono nella campagna di Moab e furono là. E morì Elimelech, marito di Noemi, e fu lasciata lei e i suoi due figli. E presero per loro donne moabite. Il nome della prima Orpa e il nome della seconda Ruth. E abitarono là circa 10 anni. E morirono anche loro due, Maclon e Chilion. E fu lasciata la donna dai suoi due figli e da suo marito. E si alzò lei e le sue nuore e tornò dalla campagna di Moab, perché aveva sentito nella campagna di Moab che il Signore aveva visitato il suo popolo per dargli pane. E uscì dal luogo in cui era e le sue due nuore con lei e si misero in cammino per tornare alla terra di Giuda. E disse Noemi alle sue due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di sua madre. Il Signore faccia misericordia con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e con me. Il Signore conceda a voi di trovare riposo, ciascuna nella casa di suo marito. E le baciò e alzarono la loro voce e piansero. E le dissero: certo, con te torneremo al tuo popolo. E disse Noemi: tornate, figlie mie, perché verreste con me? Forse io ho ancora figli in seno che possano diventare vostri mariti. Tornate, figlie mie, andate, perché io sono troppo vecchia per avere un marito. Se dicessi: c'è speranza per me, se anche avessi un marito questa notte e se anche partorissi figli, vorreste voi aspettare che diventino grandi? Forse vi asterreste per questo dal maritarvi? No, figlie mie, poiché io ho amarezza assai più che voi, perché la mano del Signore è uscita contro di me. Allora esse alzarono la loro voce e piansero di nuovo. Orpa baciò la suocera e Ruth aderì a lei e disse: ecco, tua cognata è tornata al suo popolo e ai suoi dèi. Torna dietro a tua cognata. E disse Ruth: non insistere con me perché ti abbandoni per tornare senza di te, perché dove andrai tu andrò, dove ti fermerai mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai, morirò, e là
sarò sepolto. Così faccia il Signore a me, e così aggiunga, se altra cosa che la morte mi separerà da te. E vide che lei era decisa ad andare con lei, e cessò di parlare a lei. E camminarono loro due, fino ad arrivare a Betlemme. Quando arrivarono a Betlemme, tutta la città si agitò per loro. Le donne dicevano: «Forse questa è Noemi». E disse loro: «Non mi chiamate Noemi, chiamatemi Mara, perché l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata. Io ero partita piena e il Signore mi fa tornare vuota. Perché mi chiamate Noemi quando il Signore mi ha umiliato e l'Onnipotente mi ha fatto del male?» Così tornò Noemi e Ruth, la Moabita, sua nuora, con lei, tornata dalla campagna di Moab. Esse arrivarono a Betlemme all'inizio della mietitura dell'orzo. La prima scena è un viaggio di andata e di ritorno. Molte volte è stato nominato il Signore, ma avete notato che compare sempre solo nel discorso diretto. Non è mai protagonista nel racconto. Non si dice mai da parte del narratore che il Signore fece questo o quello. Quando leggiamo ad esempio di Abramo, di Mosè, è comunissimo: il Signore disse ad Abramo, il Signore chiamò Mosè. E in questo caso non c'è nulla del genere. Gli attori sono solo persone umane, in realtà due donne, che parlano del Signore. Signore compare sulla bocca di queste persone, soprattutto Noemi. Allora dobbiamo fare attenzione a questi particolari e vedere come se ne parla. Guardiamo anzitutto la scena globale. Parte da Betlemme e arriva a Betlemme. È un movimento verso est. La regione di Moab è al di là del Mar Morto. Betlemme si trova sulle montagne di Giuda, a sud di Gerusalemme. Moab si trova dall'altra parte del Mar Morto. Il viaggio è lungo. Bisogna scendere dalle montagne fino alla riva del Mar Morto, che sono circa 1200 metri di dislivello. Bisogna aggirare il Mar Morto, o a nord o a sud, e poi risalire sull'altipiano di Moab. È un viaggio verso l'Oriente, con la speranza della fortuna, ma in realtà è un viaggio disperato, è un viaggio caratterizzato dalla morte. E quando Noemi ritorna, lo dice lei stessa, è vuota. Era partita piena, ritorna vuota. È partita con il marito e due figli e ha perso tutto. In quella società il ruolo del maschio è determinante, decisivo. Le donne da sole non contano nulla, non hanno diritti, non hanno valore, non hanno consistenza. È veramente un disastro questa storia. Anzitutto dobbiamo notare che di fronte alla mentalità normale che considererebbe un disastro
la presenza di sole donne in realtà è una strada provvidenziale, è una storia guidata dove queste donne hanno un ruolo importante. Non sono insignificanti, senza rilievo sociale, diventano determinanti per la storia. E noi che sappiamo il finale, sappiamo che questa donna sarà determinante per la storia della salvezza, perché questa donna diventerà l'antenata di Davide. Ma perché ci sia Davide ci vogliono quei passaggi. E quindi ha un ruolo significativo nella storia della salvezza, senza che lei lo sappia. Betlemme vuol dire casa del pane. Bet, casa, lechem è il pane. Termine molto generico in ebraico che vuol dire anche cibo, qualunque tipo di alimento, ma soprattutto il pane. Betlemme è la casa del pane, ma in quel momento c'è carestia, quindi manca il pane. E questa famiglia si allontana dalla casa del pane per andare a cercare pane. Si allontana dalla terra promessa per andare a cercare qualche altra soluzione. Non ce n'è altra soluzione. C'è solo morte. Oltre. Questo viaggio, il narratore lo racconta per farci venire in mente un altro viaggio importante, che è quello dell'esilio. Gli israeliti deportati in Babilonia sono stati tirati fuori dalla loro terra e portati verso Oriente. Ma dall'esilio poi ritornano e c'è una possibilità di salvezza. Lo schema narrativo del libro di Ruth richiama il dramma dell'esilio, della morte e della vita, sottolineando come proprio quella realtà che poteva sembrare di morte ha dato origine ad una nuova vita. Il dramma negativo dell'esilio è stato di fatto un vantaggio, è stata una risorsa per Israele. Quel grave problema ha purificato Israele, lo ha fatto ripartire con una coscienza molto più matura. Questa storia vede morire gli uomini e la donna anziana superstite con le altre due donne straniere. La famiglia viene presentata con i quattro nomi. Sono nomi simbolici. Noemi vuol dire dolcezza. Lì finale ha un valore di possessivo, quindi mia dolcezza. È un termine affettuoso, proprio come vezzeggiativo d'amore. Elimelech vuol dire Dio è re. Il padre di famiglia porta un nome significativo e altisonante. Invece i due figli hanno due brutti nomi. Sono nomi inesistenti, sono inventati dal nostro autore che si diverte a coniare questi termini. Maclon e Chilion. Si possono tradurre con sostantivi astratti, un po' strani. Secondo me la traduzione più adatta al genere è quella di trovare dei termini popolareschi che facciano sorridere. Io traduco Maclon con pelle e ossa e Chilion buco allo stomaco.
Sono due immagini significative. Questi due bambini sono il primo pelle e ossa e il secondo buco allo stomaco. E stanno facendo la fame. C'è una carestia, c'è mancanza, c'è disperazione. Dio Re e la dolcezza hanno generato pelle e ossa e un buco allo stomaco. E per disperazione si va all'estero. Loro che erano i fratei, era proprio quel ceppo antico della tribù di Giuda che abitava nella casa del pane, vanno a cercare l'alimento nella campagna di Moab. L'ambiente di Moab era molto disprezzato da Israele. Non erano semplicemente i vicini di casa, ma erano schifosi vicini. Per noi è un nome semplicemente Moab, ma per il linguaggio biblico tradizionale i moabiti sono abietti, riprovevoli, schifosi. Proprio è un termine sentito come volgare. E ogni volta che si sottolinea che Ruth è moabita, ci deve essere un tono di ripugnanza. Nel libro del Deuteronomio si dice che è proibito assolutamente inserire nel popolo di Israele i moabiti. Con qualche altro popolo si può transigere, ma con i moabiti no. Neanche alla decima generazione possono essere integrati. Quindi non è assolutamente possibile. È una regola data dalla tradizione deuteronomista che esclude assolutamente i moabiti dal popolo di Israele. Questo libro di Ruth contesta quell'altro documento di legge, mostrando che ci possono essere dei moabiti bravi. E Ruth è un personaggio positivo, è una figura esemplare, sebbene donna e per di più moabita. È una brava persona, è un modello. Ruth in ebraico vuol dire amica. È un nome positivo che sottolinea appunto la dimensione dell'amicizia, della buona relazione, mentre Orpa è quella che volta le spalle. È un altro nome inventato come significativo. È quella che per un po' fa finta di voler seguire, però poi non insiste, si gira e se ne va. Questa storia familiare finisce dunque nella morte. Muore il padre, muoiono i due figli e restano solo le due donne. Che cosa muove la storia? Cioè, che cosa determina il ritorno di Noemi? Il fatto che aveva sentito nella campagna di Moab che il Signore aveva visitato il suo popolo per dargli pane. È la prima volta che compare il Signore. Sapete che nella nostra traduzione, quando in ebraico c'è il nome proprio Adonai, tetragramma sacro, impronunciabile, il nome proprio di Dio, noi traduciamo il Signore. Quando invece c'è il nome generico Dio, El, traduciamo Dio. Qui compare il nome proprio, il Signore, ma non compare nel racconto. Si dice che Noemi ha sentito che il Signore ha visitato il suo popolo. Vuol dire che qualcuno ha riferito
Notate perché è molto fine il passaggio. C'è una evangelizzazione. Lei all'estero, in crisi, perché la situazione non è buona nemmeno a Moab, con marito e figli morti, sente una notizia. È il Vangelo. È la bella notizia. Il Signore ha visitato il suo popolo. È una frase importante, eh? La riporta il Vangelo stesso. Quando vedono in Gesù qualche cosa di straordinario, riconoscono che Dio ha visitato il suo popolo. Questa frase viene dal testo di Ruth. Lei ha sentito dire che il Signore ha visitato il suo popolo per dargli pane. Loro sono andati all'estero e adesso sentono dire che il pane è a Betlemme. Avrebbero dovuto saperlo. Hanno abbandonato la sorgente d'acqua viva per andare a morire di sete nel deserto. Questo è un testo di Geremia, ma chi scrive Ruth lo conosce e rielabora una storia con tanti particolari che riprendono motivi teologici e profetici. C'è questa notizia: il Signore ha visitato il suo popolo, il Signore ha dato il pane. L'obiettivo di tutta la storia è trovare il pane, avere il pane da mangiare. E noi, leggendo da cristiani la storia di Ruth, diamo un peso notevole a questa immagine. Il Signore visita il popolo per dare il pane. Gesù è la visita di Dio, perché Gesù è il pane che Dio dà all'umanità perché possa vivere e non morire. Noemi accoglie questo messaggio che le è arrivato, si fida, si alza e ritorna. Il verbo del ritorno è per gli ebrei sinonimo di conversione. Tornare indietro è concretamente il gesto della conversione. E per tornare lei deve uscire dal luogo in cui era. Deve fare l'esodo. Deve mettersi in cammino per tornare a Betlemme. È un viaggio come quello di Abramo, che esce dalla sua terra per andare verso quella che il Signore gli ha indicato. Il narratore si dilunga molto sul dialogo di Noemi con le due nuore. Lei le lascia libere, secondo la tradizione di Israele, una donna che resta vedova dovrebbe essere sposata dal cognato se non aveva figli, e questo era il caso. Soltanto che Noemi dice: io i figli non ne ho più, voi siete libere, andate tranquillamente nelle vostre case d'origine e rifatevi una vita. Io torno ormai vuota, senza senso, senza speranza. E quel ragionamento, che a noi sembra un po' strano, ma per la mentalità ebraica antica era normalissimo, della donna che dice: potrei avere degli altri figli io, ma se anche mi risposassi, se avessi dei figli, e sarebbero bambini, prima che fossero in età, niente da fare, non c'è più speranza, né per voi né per me. Ma mentre voi potete rifarvi una vita, e io vi lascio libere, per me non c'è più niente da fare. La figura di Noemi è quella di una donna in crisi,
È una persona umana in crisi, sta vivendo un dramma, comprendiamo bene, è il dramma della perdita di tutto, senza prospettiva di futuro. Orpa, come dice il suo nome, volge le spalle e torna indietro, piange ma la lascia. Ruth invece è decisa. Ruth è un Abramo al femminile. È la donna di fede perché vuole aderire alla suocera. Caso più unico che raro. Vuole a tutti i costi rimanere fedele alla suocera. E fa un progetto. Dove andrai tu, andrò io. Dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Di nuovo si parla di Dio. È Ruth che ne parla. Notate la finezza dell'autore. Noemi parla del Signore, perché lei è ebrea e conosce il Signore per nome. Ruth è moabita, straniera, e quindi parla di Dio. È un termine generico e sottolinea la differenza degli dèi. Ruth è pronta alla conversione religiosa. Non semplicemente aderisce alla suocera come persona, ma vuole andare con lei e fermarsi con lei per diventare parte del suo popolo e condividere la fede nel suo Dio. Attraverso l'adesione a una persona si arriva all'adesione a Dio. Ruth arriva a diventare credente nel Dio di Israele aderendo a Noemi. Seguendo lei, il Dio di Noemi diventa il Dio di Ruth. Ed è un'espressione molto importante, antica, tradizionale. Dio viene qualificato con il nome di persone concrete. Il caso famoso è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Così si presenta il Signore quando appare a Mosè nel roveto ardente. Non dà dei titoli di onore, di gloria, di potenza. Si presenta come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Qui invece noi abbiamo il Dio di Noemi e il Dio di Ruth. Due donne, due povere donne, che non contano niente, una straniera moabita e un'altra disgraziata che ha perso tutto, senza speranza. Eppure, attraverso queste due persone c'è la storia della salvezza. Si sta realizzando un passaggio importante, hanno un ruolo, la loro vita ha senso, un senso che loro non conoscono. E al vertice di tutto Ruth mette anche la morte: dove morirai, morirò, e sarò sepolta dove sarai sepolta tu. Il Signore faccia a me qualcosa di male se io non mantengo quello che ho detto. Adesso è già passata nell'adesione all'alleanza. Nomina il Signore. Lo chiama giudice del proprio impegno. E a quel punto Noemi accetta. E tutte e due camminarono insieme fino ad arrivare a Betlemme.
è un'espressione che nel libro della Genesi si adopera per Abramo e Isacco, che camminarono insieme, loro due, per salire sul monte Moria nel momento del sacrificio. Camminano e arrivano a Betlemme e creano scompiglio nella città. Tutta la città si agitò per loro. Fu una notizia il fatto che fosse tornata Noemi. La riconoscevano. Sono passati degli anni, ma è ancora conoscibile. Quell'altra invece è una nuova, è una foresta. È una che viene da fuori, non sanno chi sia. Poi naturalmente le donne di Betlemme si sono subito informate e nel giro di poche ore tutte sapevano che cosa era successo di là dal mare, chi era quella donna che era venuta con Noemi. E Noemi gioca sul proprio nome. L'autore non lo spiega perché scrive in ebraico per degli ebrei e pensa che tutti capiscano. Noi abbiamo bisogno della spiegazione. Lei dice: non chiamatemi più Noemi, chiamatemi Mara. Mara in ebraico vuol dire amara, proprio il capovolgimento del nome. E c'è un tono quasi di polemica nei confronti del Signore. Viene adoperato un termine arcaico per indicare il nome di Dio. È tradotto con onnipotente. In ebraico è Shaddai. Non si sa l'etimologia di questo termine, è stato spiegato in tantissimi modi, nessuno convincente. È un termine arcaico che compare frequentemente nel libro di Giobbe, coevo di questo nostro testo, ed è un modo per richiamare un linguaggio più teologico, più solenne, poetico. Il Signore mi ha umiliato, Shaddai mi ha fatto del male, Shaddai mi ha tanto amareggiato. Lei riconosce che tutto quello che è capitato viene dal Signore. E tutte quelle sue disgrazie sono legate al Signore. Il Signore ha fatto della mia vita un'amarezza. Perché mi volete chiamare dolcezza? Ma non c'è ribellione. C'è un'amara constatazione. E c'è una fiducia nel Signore. È tornata perché ha sentito che il Signore ha visitato il suo popolo. Ed è tornata senza prospettive, perché non ha più diritto alla casa, non ha più diritto ai campi, non ha più proprietà. È tornata come una mendicante. Era partita piena ed è tornata vuota. Il Signore mi fa tornare vuota. Riconosce che è il Signore che l'ha svuotata. Ma proprio perché è stata svuotata, adesso si apre la possibilità di una nuova pienezza, di un nuovo riempimento. Il Signore sta visitando il suo popolo. E le due donne arrivano a Betlemme all'inizio della mietitura dell'orzo. È un inizio di primavera. Sta cambiando la storia, è un nuovo inizio, si sta raccogliendo l'orzo. La seconda scena sarà ambientata proprio nei campi dei mietitori. Ma la seconda scena la leggeremo la prossima settimana. I due movimenti bisogna farli insieme, eh? Un po' lettura veloce.
e poi lettura attenta. Tutte e due le cose bisogna fare, non una sola. Leggere tutto di seguito, avere il quadro, poi tornare indietro e in particolare. Con una matita in mano bisognerebbe leggere un testo che si vuole capire bene, bisogna leggerlo con una matita in mano, non con una penna perché si sporcano i libri. Con una matita, sì, una matita sottolinea un cerchietto in particolare, ad esempio annotare il nome di Dio, i verbi, le parole, quando ritornano le cose, sottolineando con attenzione uno riesce a notare. Un bel sistema che spesso si consiglia per capire un testo potrebbe essere quello di dare un titolo. Scalo sempre. Quanti esercizi abbiamo fatto? Dato il mio professore, Ad esempio, abbiamo letto un capitolo. Che titolo dareste a questo capitolo? È un compito a casa. Ognuno può tirare fuori dei titoli, però è interessante come esercizio trovare un titolo che riassuma questa vicenda. Immaginatelo un film. Il ritorno. Hai detto speranza. Però vedete, ed è un bel esercizio da fare anche in gruppo, perché mettendo insieme molte idee diverse si sottolineano tanti aspetti, perché c'è il tema del ritorno, della speranza. Vi viene in mente qualche altro titolo che potreste dare? Noemi e Ruth. Noemi e Ruth, sì, dice poco però. Perché mette semplicemente i due personaggi e se uno non ha letto la storia, no? Allora sarebbe meglio suocera e nuora. Suocera e nuora attira di più l'attenzione perché qualifica quelle due donne. Il nome proprio non aggiunge. Da dire che si ritorna sempre sul luogo del delitto. Lontani da Dio, la scelta di Ruth, un nuovo inizio, la fedeltà, la speranza degli migranti, viaggi della speranza o viaggi della disperazione. Vedete com'è? Tentando dei titoli avete fatto un lavoro di teologia, avete tirato fuori il senso di questo testo. E ripensandoci, no? Immaginando la scena, immaginate la faccia di Noemi, provate a guardarvi un po' intorno quando andate al mercato a vedere se la vedete al mercato. E Ruth che faccia potrebbe avere? Beh, non è un esercizio banale, però è un modo per ritornare su queste figure. Ogni tanto capita, incontri una persona nuova, e mi stava dicendo, questa qui potrebbe essere Ruth, guarda qua. Un altro esercizio importante è vedere i confronti. Tanti particolari, io ho accennato qualcosa, ma ognuno poi leggendo dalla sua memoria può ricavare altri particolari, confronti. Abramo che parte, che esce, che va dove non sa, Ruth non c'è mai stata, Noemi torna a casa, ma Ruth non c'è mai stata. Ruth rompe i ponti con la sua famiglia, con la sua tradizione, con la sua lingua, con la sua religione, per andare verso una realtà nuova. Perché l'ha fatto? Voleva bene alla suocera. C'è dietro quasi un desiderio inconscio, no? Perché lei è la protagonista.
è importante che torni lei, perché lei sarà l'antenata di Davide. E dicendo Davide diciamo il Messia. Stiamo raccontando una storia di famiglia di Gesù, capitata 1100 anni prima, ma siamo nella sua famiglia. E quella donna, in quella scelta, pensate, è passata alla storia. Fosse rimasta a casa, fosse tornata indietro, sarebbe una delle innumerevoli sconosciute, insignificanti. Perché? Non ci sono anche assonanze con l'Esodo, con non solo con Abramo, ma con il giaccio di ritorno dall'Esodo. Il ritorno da Babilonia è stato così. Il racconto di Abramo è stato elaborato proprio per dare consistenza ai rimpatriati dall'esilio. Sono loro che, come Abramo, per fede lasciano quella sicurezza, perché ormai Babilonia era diventata sicurezza. Avevano rifatto le case, avevano trovato il lavoro, in fondo era una società ricca, benestante. Perché lasciarla e andare verso l'incertezza? Gerusalemme ormai era un mucchio di pietre, ormai era finito tutto. Perché voler ricominciare? Stiamo bene qui. Può essere vista Ruth, in Ruth la volontà di abbandonarsi e di affidarsi, che ha poi Maria, perché nel parallelismo Davide e Gesù. Sì, l'intento dell'autore è quello di proporre una donna coraggiosa che forse senza saperlo, quindi inconsciamente, si fida di Dio e si apre alla storia della salvezza. Quindi il parallelo con Maria è possibile proprio in questo senso. Anche lei non sa dove andrà a finire, però il fatto di essere disponibile la mette in viaggio, quindi è un atteggiamento di fede, di apertura. Quello è il titolo, potrebbe essere la fede. Qualcuno ha detto la speranza e si potrebbe ammettere anche la carità. Vedete come tutto si tiene. È una storia che sembra banale, ma in realtà ci vedi la fede, ci vedi la speranza, e in fondo c'è la carità della donna giovane che va con l'anziana e forse non la lascia andare da sola, proprio perché la vede anziana e vuota, disperata. Quindi c'è un atteggiamento di carità al fondo, e attraverso questa nasce la speranza e si fida di Dio, di quel Dio di cui le ha parlato la suocera, e lei ha sentito dire da altri che ha visitato il suo popolo la parola, la fiducia nella parola annunciata. Su quella parola si mette in cammino. Bene, non diciamo tutto stasera, che sennò poi non sappiamo più cosa dire le prossime volte.